La struttura protetta per l'infanzia è stata creata, ideata e progettata proprio per dare ai minori un luogo accogliente, sereno, in cui possano giocare e riprendere la loro quotidianità. All'interno della struttura sono presenti figure professionali qualificate, come ad esempio educatrici, assistenti sociali, insegnanti, maestre, che comunque hanno già fatto e hanno già svolto questo lavoro qua. Allora, la struttura protetta per l'infanzia è stata già utilizzata molteplici volte in situazioni di emergenza, come ad esempio l'Aquila. All'Aquila c'è stato riscontro positivo con i bambini, in quanto hanno trovato un loro spazio, una loro quotidianità e un luogo sereno in cui stare e giocare. Una possibile giornata tipo, nonostante ogni giornata è diversa, è all'inizio un'accoglienza con i bambini, il momento merenda tutti insieme in cui si dà un ritmo alla giornata e in cui si ripete un'azione, questo per far sì che ci sia una quotidianità. Ci saranno poi dei momenti strutturati, quindi dei giochi più strutturati e dei giochi più liberi in cui saranno loro magari a creare, disegnare, correre e fare quel che vogliono. Ci sarà poi la pausa pranzo e così via, si inizia il pomeriggio. E lo tiro.